Un gelato. L'impero, mia cara, l'impero. Settimio Severo è questo padre di famiglia, è vero che inaugura, cioè che larga la milizia pretoria. Pretoriani, che prima erano un corpo ristretto, un corpo di guardia, Settimio Severo li allarga, ne fa delle legioni, è vero, delle legioni. Così è uno stato che si ritrova la polizia in casa. Allora questi pretoriani cominciano ad esagerare, cioè gli imperatori della decadenza, la decadenza è bella. È bella perché in parte è voluta dagli imperatori, ma soprattutto voluta dal libertinaggio, dall'evoluzione, diciamo così, sadiana della polizia, della polis, sad, della polis. Dalla polizia, questi legionari, perché bisogna capire, allora il ministero degli interni era come mia grazie, il ministero degli interni, gli interni, parlo di eterni, non di eterni, gli interni, il ministero degli interni, la polizia come ho conosciuto l'histoire, Camus, Albert Camus. Avec la police, qu'on fait, on avance l'histoire. E allora, dicevo appunto che Settimio Severo allarga, porta, fa del ministero degli interni, vero, sto girato fa schifo al cazzo, dunque fa del ministero degli interni la legione, tante legioni, mia cara, tante, erano tanti, tanti, capito? Ecco. Pertinace, l'imperatore che segue, vero? Settimio Severo fa lo stesso, poi un imperatore sciagurato, Caracalla, morboso, eccetera. Insomma, il fatto importante, fino ad arrivare agli stoici, cioè agli Antonini, gli Antonini che col cristianesimo, insomma, debellano il potere, cioè scardinano il potere, però volontariamente, ecco perché la decadenza è bella. Poi bisognerà aspettare secoli perché venga un duce, un dux. A Ezio, il rivale di Attila. Attila. Ezio è il primo duce. La storia era finita prima e con Ezio finisce peggio perché... finisce peggio. Ai maschi, ai lavoratori, alla moda per soli uomini.